Salve cari amici, ed eccoci qui con la terza edizione della nostra rassegna stampa di oggi 21 gennaio 2018. Iniziamo subito con gli articoli. Di Maio presenta programma del 5 Stelle, ma da Daspo a corrutti al reddito cittadinanza e Vio Buona Scuola, poi lancia gli esterni. Il candidato presidente del Consiglio Movimento 5 Stelle ha chiuso le 3 giorni di formazione a Pescare, lanciando i 20 punti per la qualità della vita. Sul palco, insieme a lui, anche alcuni dei volti che saranno presentati nei collegi uninominali, dai giornalisti Paragone e Carelli fino al comandante Gregorio De Falco. In prima fila, Casaleggio, assente Grillo. Cassino, 14enne, scrive nel tema, sono stata stuprata da papà. Il GIP dice confidenze attendibili e agghiaccianti. La traccia diceva: scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle. Dopo quanto raccontato dalla giovane, il padre è stato indagato per violenza sessuale. Il magistrato dice mostra un'indole subdola e manipolatrice con scarsa capacità di controllo dei propri istinti sessuali. Voto di scambio, le promesse di Cesaro contestate dalla Procura di Napoli da nomine e assunzioni al megaappalto. Armando Luigi Cesaro, capogruppo al Consiglio regionale campano e deputato di Forza Italia, sono indagati dai PM per fatti e circostanze risalenti alla campagna elettorale delle regionali 2015. Il fattoquotidiano.it ha ricostruito l'elenco delle presunte clientele della famiglia e dei loro complici, dalla garanzia di una commessa da 10 milioni di euro all'impegno di piazzare gli amici in ASL, ospedali oppure alle poste. Augusta gli grida: sei gay, ti comporti come una femmina. Poi lo aggredisce, il ragazzo perde l'uso di un occhio. L'aggressore si trova ora in carcere a Siracusa con l'accusa di lesioni personali gravissime. I carabinieri indagano per ricostruire se il giovane si è reso protagonista in passato di altri episodi di omofobia oppure di bullismo nei confronti di ragazzi che non hanno mai denunciato. Turchia, nuova offensiva contro le milizie curde in Siria. Erdogan dice: schiacceremo chiunque si oppone. Il timore degli USA, denominata Ramo d'Olivo, ha preso il via la missione dell'esercito di Ankara. I bombardamenti si concentrano su Afrin, la città nel nord-ovest della Siria, controllata dal 2012 dagli uomini della YPG, le milizie legate al partito curdo PYD e sostenute dagli USA. Colloqui tra russi e statunitensi che hanno trovato nei curdi un alleato nella lotta al terrorismo islamico. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.